Passione, euforia e tanta devozione per il presidente Pompeo Perretta, che porta avanti ormai da tempo l'associazione dedicata a San Sebastiano Martire, insieme a Maria Antonietta Sabatino e la guida spirituale Paolo Saturno. Il santo, la scorsa settimana, a Quadrivio di Campagna, è stato celebrato nella chiesa San Giuseppe San Michele, un'iniziativa di gemellaggio che proseguirà con altrettante tappe in Campania. La prossima è prevista il 5 giugno. Si è appena conclusa nella chiesa di Acquadio di Campagna, San Giuseppe e San Michele, la tappa territoriale Sele, diciamo Alto Medio Sele, che precede da Porta, si chiama, lascia alle spalle il Cilento, San Demetrio di Castellabate e Pestum, e anticipa praticamente la prossima tappa, già fissata il sabato 5 giugno nella zona dell'Irno, nella terra, diciamo, dell'Irno. Un'iniziativa territoriale. Perché Campania? Per la storia che rappresenta questa città. Quindi un messaggio ai giovani, perché molte cose noi le troviamo sui libri di scuola e poi parliamoci chiaro, ma quando mai gli alunni studiano a casa? Campania ha una storia importante, non è solo la terra di Paratucci, ma anche un momento importante per la cattedrale, ciò che rappresenta, sede vescovile. Ho ascoltato con interesse anche l'intervista di Monsignor Cascio che saluto e che ringrazio per aver aderito al nostro invito. Un sacerdote che lo conosco, diciamo, da quando svolgevo l'attività di sacerdote negli Alburni, e io ero un giovane dirigente di una banda musicale di Avoletta e incontravo questo parroco negli Alburni. Ne conservo una lunga amicizia, oltre trentennale, e sono stato tra i primi a correre, diciamo, scappare nella diocesi di Sant'Ancio dei Lombardi quando è stato nominato vescovo. Insieme a Monsignor Spinillo, anche ad altri rappresentanti del mondo, diciamo, religioso, non per ultimo Padre Saturno, una personalità nel mondo della cultura musicale, teologica, pastorale e filosofica diciamo, non dell'Italia, ma dell'Italia meridionale. Padre Tendorista diciamo, ci accompagnano, ecco, grandi personalità in questo progetto di un'associazione che non è sola. Abbiamo visto la partecipazione qui a Campagna di tante famiglie che abitano in questa città e che da oggi hanno, da domani, da questo momento hanno un riferimento di San Sebastiano. Nella chiesa di San Michele, di San Giuseppe, qui a Quadrivio abbiamo la presenza che resterà qui praticamente perennemente su questa statua. L'obiettivo dell'associazione qual è? Quella di diffondere il culto di quest'uomo che ha seguito, diciamo, per seguire Gesù Cristo, si è fatto flagellare, diciamo, è morto 2 volte. Come abbiamo ascoltato durante l'omelia, Diocleziano e Nerone sono stati cattivi, cattivissimi, sono stati 2 imperatori che, diciamo, molto duri, molto feroci con i cristiani. Come dire, però, diciamo, dobbiamo anche prendere atto che la morte di Sebastiano nel 304 d.C. apre a quello che sarà poi l'editto di Costantino. Costantino è grande, Costantino è grande, Costantino che a un certo punto, durante sia o fosse leggenda o verità, io la prendo come verità, che una notte praticamente si sveglia e appare Gesù. Quella mattina si alza, prende carta e penna, anche perché, forse perché erano maturi i tempi. Forse perché, diciamo, la mia è una considerazione più storica rispetto a quelle teologiche di un vescovo, e così possiamo arricchire anche da questa telecamera, quelle che dare un contenuto, arricchire un po' quello che è il bagaglio culturale della giovane generazione, dove manca questo punto di riferimento, che non si crede. Ma Sant'Agostino dice credere, amare per credere, conoscere per amare. E qui noi diffondiamo il culto per la conoscenza affinché poi si possa amare la storia. E dal punto di vista storico, quest'uomo, come Gesù, è un uomo storico e poi praticamente vediamo l'aspetto divino. Tornando al progetto, noi abbiamo qui, ecco, abbiamo qui messo una tappa, un segno, abbiamo chiuso con altro sede e da questa, diciamo, tappa tutti ne usciamo arricchiti, perché dall'omelia del vescovo abbiamo preso praticamente come fosse importante una bolla di un papa Pio XII nel maggio del 57 che ha decretato San Sebastiano patrono della polizia municipale d'Italia, dando anche una motivazione è quella che quanti vigili ogni giorno, ogni momento prendono tante, tante frecce praticamente dai cittadini, a destra e a sinistra. Chi, parliamoci a tutti, siamo contro il vigile. Tutti contro le istituzioni e nessuno praticamente tiene in considerazione quello che è il sacrificio di queste persone, di quest'uomo. Questa è una motivazione storica, religiosa. Noi stiamo lavorando anche nelle scuole. Apriamo nelle scuole, apriamo in un progetto praticamente che parte
tempo permettente per il Covid, una rassegna musicale di Respiro Nazionale, dove diciamo, i vincitori vanno proprio in quelle chiese dove San Sebastiano in Italia è patrono o compatrono, per diciamo, diffondere anche la musica all'interno di questo progetto così ampio, non l'ultimo, diciamo, l'idea che viene fuori di questo progetto del film, per rappresentare anche dal vivo quella che è la storia di un uomo che, se dopo nel 2021, dopo 2000 anni, fa ancora parlare di sé, significa che quest'uomo c'è stato, è vissuto, ha lasciato una testimonianza così forte anche per le future generazioni.